Ti ho mai detto che sembri una sexy mantide religiosa? Ogni volta che bevi alcolici. Sai cosa mi affascina delle mantidi religiose? Che divorano i loro compagni. Con questo vuoi dire? Serviti il dolce. Ho già mangiato la torta alla frutta. Sai una cosa? Io ne ho abbastanza. Ma che cosa fai? Me ne vado. Amy, non puoi andartene. Io ho bisogno di te. Davvero? Certo. Devi portarmi a casa. Hai ragione, hai rovinato l'atmosfera. Io non ho rovinato niente, sei stato tu parlando di una stupida serie TV. Come dici, scusa? Guardare una serie TV che potrebbe durare anni non è una decisione da prendere alla leggera. Devo scegliere se prendermi un gran bell'impegno qui. Davvero? È questo l'impegno che devi decidere di prendere? Sheldon, riesci a cogliere l'ironia della tua fissazione per un uomo con una super velocità quando dopo 5 anni da te sono riuscita ad ottenere solo una distratta pomiciatina sul divano? Ciao. Oh, bene, siete qui. Mi serve il vostro aiuto. Puoi aspettare, metto un cerotto sul morso di una capra. Che cosa è successo? Dei cuccioli da fattoria hanno aggredito il tuo compare. Già visto. Per cosa ti serve aiuto? Amy è arrabbiata con me, ma non mi è ben chiaro il perché. Ok, prima che si arrabbiasse stavate parlando? Sì. Deve essere per questo. Pronto? Pronto. Ascolta, oggi ho ragionato lungamente sulle relazioni e su quanto esse siano complicate. E ho pensato... Ci ho ragionato anch'io, Sheldon. Essere la tua ragazza è molto impegnativo. Emotivamente... e fisicamente. Sono stata incredibilmente paziente, per anni. Non sono per niente d'accordo, ma va avanti. Ok, beh... non è facile da dire perché ti amo, ma... mi serve del tempo per fare un passo indietro e rivalutare la nostra situazione. Adesso che ci faccio con questo? No! Ciao! Cosa ci fai qui? L'ultima volta mi hai detto che ti serviva del tempo. Ma sono passate solo 11 ore! La trilogia del Signore degli Anelli dura 11 ore. Quando l'hai vista hai detto che era un'eternità? Sheldon, quando sarò pronta a parlare te lo dirò. Benissimo. Stavi andando da qualche parte? Ti posso accompagnare? Certo. Mi fa piacere stare ancora con te. Non siamo tornati insieme. Non capisco. Ci siamo lasciati oppure no? È come se tu fossi indecisa. Perché tu non mi dai spazio per riflettere. Beh, rifletti al più presto. Perché l'uomo può generare figli per tutta la vita, ma gli ovuli che ti porti appresso hanno una scadenza.
Lo sai, Sheldon, mi hai reso le cose più facili. Sei un immaturo, un egoista e mi hai appena insultata apertamente. Non mi serve altro tempo per riflettere, è finita. Amy! Ottima salute, lavori in campo scientifico. Te lo devo dire, se questa relazione di credito è positiva, sei in cima alla lista. Non voglio essere la tua coinquilina. Ok, ecco fatto. Bene, fa vedere. No. 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 Oh, lui è carino. Il tatuaggio a forma di lacrima non vuol dire che ha ucciso qualcuno. È per questo che è triste. Ciao. Ciao. Ciao, pensavo tornasse più tardi. Se volevi che restassi fuori di più, potevi darmi più soldi. Che state combinando? Amy è su un'app di incontri e stiamo dando un'occhiata. Che bello, fatemi vedere. No. No. Decisamente no. Scusate, posso riavere il mio telefono? Aspetta, ti sto cercando l'amore della vita, il futuro padre dei tuoi figli. Allora, dite sì o no al bianco coi capelli rosso? Sì! Dai! Via! Io ho le stesse identiche mutande. Beviamo. Amy, ti è arrivato un messaggio. Dammelo. Sono stato benissimo ieri sera. No, 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 stop, stop, non leggete. Chi è Dave? Io... Sei uscita, Amy, ti vedi con qualcuno. No, non è come pensate. E vorrei uscire di nuovo con te. Cosa? Non posso crederci. Ok, è come pensate. Infatti, perché non ci hai detto niente? Perché è tutto nuovo, strano e sto ancora cercando di abituarmi. E se vi avessi detto che sto uscendo con delle persone, sareste stati troppo entusiasti al riguardo. Con delle persone? Oh, io so. Allora, possiamo almeno chiederti come sta andando? Sta andando bene. Per adesso sono solo uscita per un caffè. Cosa? Pensavo che tutti non importa. Oh, contiene un anello di fidanzamento che stavo per regalare alla mia ragazza Amy. Cosa? Le hai comprato un anello? No, appartiene alla mia famiglia da generazioni, tranne che per un breve periodo, quando i Comanci tagliarono un dito alla mia bisnonna per rubarlo. Sheldon, è terribile. No, poi i Texas Ranger li inseguirono fino al loro villaggio e li massacrarono tutti. C'è stato un lieto fine. Beh, per la mia nonna con 9 dita. Ok, torniamo all'anello, fammi capire. Amy lo sa? Oh, no, perché lei mi ha lasciato prima che potessi affrontare l'argomento. Cavolo, mi dispiace, sarà stato tremendo per te. Oh, no, 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 affatto. Sapete, Amy aveva dei dubbi sulla nostra relazione, quindi è meglio che sia andata così. Lo so, ho detto che sto bene! Voglio dire, fai finta di no, ma come chiunque altro hai dei sentimenti. Oh, no, non è vero, no, guardatemi. Volevo dare un anello di fidanzamento ad una ragazza, invece lei mi ha rifiutato. Ho per caso reagito in modo emotivo? No, no, sono seduto qui sul divano a parlare del mio personaggio TV preferito come se niente fosse, perché sono proprio come lui, solo logica, sempre e comunque. Tesoro, stai urlando? Perché se parlo con un tono normale non mi credete quando dico che mi sono lasciato questa sciocchezza di Amy alle spalle?
Ti ho chiamata perché si avvicina il giorno del ringraziamento e volevo regalarti questi due biglietti per l'acquario. Non viene nessuno con te? No, preferiscono fare altro piuttosto che scoprire che questo è l'anno in cui finalmente toccherò una stella marina. Ad ogni modo, non vorrei che i biglietti andassero sprecati, perciò portaci pure chi ti pare. Oh, va bene, ti ringrazio. E sentiti libera di dire al tuo ospite che il pesce gatto della Birmania è anche noto come pesce pellegrino, qualora il tacchino fosse asciutto e ti servisse qualcosa di succoso. Sheldon, è palese che hai voglia di andarci, perciò se la cosa non ti mette a disagio, potremmo andarci assieme come amici. Non sarebbe un po' imbarazzante? È un ringraziamento passato al ristorante di un acquario, quindi mi sbilancio rispondendoti di sì. Amy. Ciao! Ciao, Sheldon. Sto tornando da casa di mia madre. È stata una visita piacevole? Sì, molto. Senti, mi sono divertita stamattina con te. Beh, non posso prendermi tutto il merito. È stato uno spasso quando quella sardina si è messa a nuotare dalla parte sbagliata. Sì, è vero. Senti, stavo pensando che... forse sono pronta ad essere di nuovo la tua ragazza. Oh. Pensavo che io e te fossimo amici. Ma lo siamo. Ma, sai, speravo che magari... Amy, io eccello in moltissime cose, ma privarmi di te non è stata tra quelle. Credo di avere bisogno che restiamo solo amici. Questa canzone mi era entrata nella testa. Non so, è molto orecchiabile. Ma a te piacciono i Beach Boys? Hanno la parola spiaggia nel nome, tu che dici? Beh, ora che hai la mente sgombra, torniamo alla tensione superficiale dei muri di dominio? Ah, certo, sto già pensando ad un modo più efficiente di domare gli ultravio... So perché era quella canzone. Perché? Perché parla di Amy. Ok, senti, so che sembra una vecchietta, ma non è possibile che ci sia una canzone degli anni 60 dedicata a lei. È su come ha reso la mia vita migliore, ti leggo il testo. Vivevo come un uomo a metà. Non riuscivo ad amare, ma ora posso. Ho più anima di quanta ne abbia mai avuta. Ti amo per come hai ammorbidito la mia vita. Sì, lei ti ha ammorbidito la vita, è vero. È così. In pratica lei è l'ammorbidente del mio cuore. Devo andare. Amy? 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 Sheldon, scusa, non è il momento adatto. Non mi importa. Amy, non riuscivo a togliermi dalla mente una canzone. Alla fine ho realizzato che la canzone era su di te e, come un tarlo nella testa, non riesco a farti uscire dal mio cuore. Insomma, quello che sto cercando di dire è che sei il tarlo del mio cuore. Un tarlo metaforico, non tipo la larva che ammazza i cagnolini. Che cosa? Se permettete... Quello che sta dicendo, in una maniera incantevole, è che ti ama e ti rivuole indietro. Dave Gibbs, fan del suo lavoro. Non fate caso a me. Scusami, non sapevo fossi in compagnia. No, e io tranquilla. Puoi continuare. Amy, se vuoi essere ancora la mia ragazza... Io voglio stare davvero con te.
Lo voglio con tutto il cuore. Bene, perché io ti amo. Ti amo anch'io. La baci, geniale idiota. Compleanno. Dunque, questo è un regalo per te.